che voglia il Signore davvero nei momenti di indugio continuare ad afferrarci per mano. Noi abbiamo bisogno, necessità, proprio come lo fu per Lot, che la parola di Dio possa davvero continuare ad essere insistente per il nostro cuore. Gesù dirà molto chiaramente che coloro che hanno messo le mani all'aratro e poi si volgono indietro non sono adatti per il regno di Dio. Abbiamo un grande esempio davanti a noi, Gesù, che compì l'opera del Padre in maniera perfetta e completa. Avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. Avendo ubbidito al Padre, fu ubbidiente fino alla fine e alla morte della croce. Come un servo, ubbidiente, non tirarti indietro adesso. Tu che credi, il cammino è lungo. Non vogliamo tirarci indietro. È vero che il passo a volte si fa più pesante. È vero che la salita porta ad essere stanco. Ma è anche vero che più ci avviciniamo alla presenza di Dio e più il Signore ci benedice, ci consola, ci mostra i cieli aperti, ci fa vivere la realtà della gloria celeste. Non fermiamoci nell'onorare il Signore, nel santificare la nostra vita a Lui. Non fermiamoci nel pregare, nell'invocare il Signore. Non fermiamoci davanti alle prove, davanti alle circostanze di questa vita che si presenteranno e saranno puntuali a presentarsi. Signore, fa che la Tua parola possa essere sempre più radicata nel mio cuore e nella mia vita. Questo è l'invito che ti volge il Signore. Non essere tra coloro che si sono tirati indietro, perché io so che la parola di Dio è potente, è meravigliosa e produce salvezza nel cuore degli uomini.